Ciao Anno, buon 2015 a tutti innanzitutto. E ho detto hi guys perché ho deciso che è un nuovo anno, tutto deve migliorare e quindi cambio con il mio ciao ragazze, solito stupido banale, con un hi guys. Perché? Perché amo l'inglese, amo l'Inghilterra e quindi sto pensando di dire hi guys. E ho deciso di fare un video per farmi conoscere un po' meglio. E il video, Battista, il video in questione è 20 cose riguardo me stessa, 20 domande, 20 fatti about myself. 20 fatti about myself. Inizio perché sono 20, quindi inizio. Allora, la prima. Allora, il mio nome di YouTube, di Instagram è Marferita o la Marferita. Perché? Perché quando sono andata ad iscrivermi a Instagram ho sbagliato, al posto di scrivere Margherita ho saltato la G e la H e ho scritto Marferita. Molta gente mi dice è impossibile, ma fidatevi ragazzi che è così. E adesso sono follemente innamorata di questo nome, mi piace chi mi chiama Marfe, Marfi, Marferita, cioè mi piace tantissimo perché credo che sia una cosa che non ci aveva mai pensato nessuno. Cioè sono sicura di questa cosa, però non lo so in realtà. 2. Studio cinese. Ebbene sì, frequento liceo linguistico qui a Padova, dove appunto studio inglese, spagnolo e cinese e però non mi piace tanto come lingua. Ho commesso questo errore. Però devo portarlo ancora per un anno, poi credo di non continuare all'università. Perché? Perché se all'università faccio qualcosa che non mi piace, ho sbagliato tutto nella mia vita. 3. Odio il formaggio sulla pasta, però, tipo il grano sulla pasta, però mangio pezzi di grano enormi prima di mangiare. 4. E quando dormo, se non ho il mio pupazzo tra le gambe, non fate pensieri strani, cioè, ma se non ci dormo proprio abbracciata così, non riesco a dormire. Ed è subentrato un nuovo pupazzetto ultimamente che si chiama IO, e quindi c'ho Ippo e IO tutti insieme e dormiamo appassionatamente. Adesso capirete la mia quinta. Credo di essere dislessica, credo di non saper, cioè so parlare, però ad un certo punto mi incarto e voglio dire una cosa e ne dico un'altra, scrivo i messaggi, inverto le lettere, faccio un casino tremendo che prendo paura da sola e inoltre credo di essere la ragazza che si fa più pare sulla faccia della terra, cioè perché? Perché io? 6. Ho un pacchetto di sigarette, però non fumo. Dentro questo pacchetto di sigarette è rimasta una sigaretta, perché quando dei miei amici compiono gli anni o non lo so, do sempre una sigaretta. E adesso ne è rimasta una che me la terrò per me, nel senso, me la tengo dentro il pacchetto. 7. Amo la danza classica, però ho smesso da 3 anni, anche non so perché ho smesso sinceramente. Ho smesso perché non andavo d'accordo con la mia insegnante di danza, e in realtà sì, ci andavo d'accordo. Ci andavo d'accordo, però diciamo che mi ero stancata di fare sempre le stesse cose. Quindi avevo preso un anno sabbatico, poi sono ritornata l'anno scorso, ho fatto ancora danza, però ho fatto moderno non mi piaceva, c'era un'atmosfera un po' così, e quindi ho smesso, adesso faccio palestra. I risultati non si vedono. 8. 4 anni fa mi avevano chiesto di fare un film, però io da stupida rifiutai e adesso mi mangerei una merda. È uscito tipo meno di un mese fa questo film, perché ci sono state un po' di complicazioni, però è uscito e io mi mangerei una merda. Ebbene sì. 9. Non riesco a mettere i pantaloni, cioè metto i pantaloni, però se non ho una maglia lunga che mi copre il sedere non esco di casa. Forse sono uscita una volta di casa così e mi sentivo a disagio. Ma non perché problemi fisici. 10. Qui dovrei parlare un sacco, ma la faccio brevissima.
iniziato a fare video per sconfiggere la mia timidezza e non perché mi credo al di sopra delle altre persone, perché sono piena di me stessa, come dice certa gente che non mi conosce, ma per sconfiggere la timidezza che ho quando parlo con persone nuove, quando parlo con i professori, quando parlo anche con i miei genitori, quando parlo con tutte le persone. E quindi per questo motivo ho iniziato a fare video e devo dire che mi ha aiutato molto. Comunque ho questo problema, però un po' alla volta lo sto... va a diminuire, diciamo. Poi, 11, io amo follemente gli animali. Fin da quando sono piccola avevo cani, ho avuto cani, ora ne ho 3, alternanti a 5. Cioè, a volte viene giù mia cugina con i suoi 2 cani dalla Toscana e sta qui tipo tanto tempo e quindi rimangono qui. E metto un sacco di loro video su Snapchat. Se volete seguirmi su Snapchat mi chiamo sempre Marferita, e anche su Instagram, quindi anche lì Marferita. Però il mio animale preferito è il cavallo, perché ho fatto equitazione e mi sono follemente innamorata di questi animali. Sono enormi ma tenerissimi. 12, da piccolino ho guardato pochissimi cartoni, tipo il Re Leone o quelle robe lì. Credo di non averli mai visti, infatti quando lo dico a qualcuno rimane... cosa? Ebbene sì. E però avrò guardato tipo 100 volte Red e Toby e piango come una deficiente, perché quando c'è un film dove c'è un protagonista, un animale, io piango. Cioè non me ne frega niente degli umani che si mangiano, che muoiono. C'è un cane che viene toccato, io piango. Ma proprio a dirotto. 13... il cielo mi affascina un sacco, cioè io esco di casa, guardo e dico cazzo sei bello, cioè è proprio bello, capito? E di notte poi... 14, ho 2 amiche femmine, in particolare 2 amiche femmine, poi va bene, ne ho altre, però il resto sono tutti ragazzi perché con le ragazze non mi trovo. Credo ci sia una rivalità tra ragazze che è la cosa più brutta di questo mondo e quindi preferisco stare con i ragazzi. Anche perché vengo su da una famiglia dove fin da piccola andavo a correre in macchina con mio papà, mio fratello correva con i go-kart, non ho mai giocato con le bambole ad esempio, cioè sempre motori, sempre qua, sempre là, adesso vabbè moda. Però mi trovo meglio a parlare con i ragazzi e a stare con i ragazzi. 15. Siccome i miei denti non sono molto perfetti sotto, ricerco nell'altra persona, cioè la prima cosa che guardo nell'altra persona è la bocca, i denti, perché cioè non me ne frega, può essere anche bruttissimo, però se ha una bocca perfetta io sono tipo ah, bello. 16. Quando sono a casa da sola io mi metto a parlare in un inglese molto fluente, tipo... Hi guys, what's up? My name is Margherita, I'm 17 and I'm here to share with you something about my life. Così, cioè adesso lasciamo stare. Però tipo arrivo a scuola e sono tipo... Hello, my name is Margherita. I love animals. Perché? Perché? 17... Il mio sogno è una camera da letto tipo quella di Julia Watson o di Ali Sweetie, che le saluto, ciao, perché hanno i loro spazi, cioè hanno un letto grande, è tutta stile americano, cioè vorrei una camera stile americano. Mi affascina un sacco, cioè proprio stare lì a pulire, a sistemare sempre. Tra pochissimi giorni farò un tatuaggio, però non vi dico che tatuaggio, ve lo farò vedere, non so neanche se ve lo farò vedere, vabbè, probabilmente metterò una foto su Instagram perché sarà così, quindi se volete vederlo andatelo a vedere lì, o forse non la metto, cioè non lo so, dipende perché è in un posto un po' delicato. Poi 19, ho il terrore di nuotare perché da piccolina stavo tipo annegando in Croazia. Un ragazzo è saltato sui gonfiabili, io sono andata giù, non riuscivo a respirare, ho aperto gli occhi e quindi così. Però vorrei un sacco fare surf, anche se credo sia una cosa abbastanza impossibile. Perché se ho paura di nuotare, come faccio a fare surf?
Vabbè. E l'ultima, chi mi conosce già lo sa, il mio sport preferito maschile è il rugby. E appena posso vado a vedere le partite di rugby, ho una palla in camera di rugby. E quindi amo il rugby, se avrò un figlio maschio farò ovviamente rugby. Anche perché qui a Padova c'è una squadra molto brava, il Petrarca. E quindi... Le domande sono finite. Non so, magari vi siete chiesti perché ci sono queste due mani qui. Ma è per farvi capire che discorso moda, discorso fashion blogger, come la gente mi dice, non sono e non voglio neanche essere perché... Sì, mamma. Perché c'è gente molto, molto più brava e che sa quello che fa. Cioè, io faccio video così, ma non vuol dire essere fashion blogger. Capito? E per farvi capire che comunque vivo, i miei lavorano in questo ambito e quindi di conseguenza piace anche a me, mi hanno trasmesso questa passione, se si può dire così. E non so perché sto abbassando sempre il volume della voce. Comunque, se vi è piaciuto questo video, pollice in su. Magari lasciateci pure un commentino così non parlo da sola come sto facendo ultimamente da altri video. See you in the next video. Ciao!